benvenute, che oggi assume ulteriormente un significato simbolico, perché quella di oggi vuole essere un momento di festa, un momento di grandi aspettative, e per quanto riguarda l'amministrazione comunale e anche me personalmente, un momento di successo dopo un percorso estremamente accidentato. Come tutti sapete, per arrivare qui oggi ci sono voluti fatica, determinazione, buonsenso, convinzione, anche un pizzico di azzardo. Perché? Perché non era facile. Non voglio parlare del passato che ci ha fortemente condizionato, che ha messo in serio pericolo il calcio a Siena, a Roma, con cui tutti per un motivo o per un altro siamo affezionati. Mi permetto, come spesso faccio, perché al di là del ruolo di sindaco rimane una cittadina, rimane una persona. Mio nonno materno, ho scoperto essere stato tra quei giovanissimi fondatori nel 1904 proprio della Roma. Quindi un pensiero anche a lui e a tutti quelli che per questa città, per questa squadra, per questo calcio hanno dato tanto. Quindi un momento di gioia, un momento di festa, perché finalmente abbiamo la possibilità di ripartire in maniera sana, in maniera seria, in maniera responsabile. Non a caso sarà una scelta che evidentemente poi a breve verrà modificata, ma quelle giornate convulse in cui appunto in fretta ma senza essere frettolosi, senza essere sconsiderati, abbiamo assunto tutta una serie di decisioni, abbiamo fatto tutta una serie di scelte, tra queste scelte abbiamo fatto anche quella di indicare come sede di questa nuova società proprio il campo numero uno, cioè questi luoghi, queste stanze. Vuole avere un valore anche questo simbolico, a significare l'assoluta legame, piena condivisione di certe scelte. Io mi fermo qui, perché lascio poi la parola al vice sindaco, al capitano, all'assessore Dorelli, prima di sentire dei protagonisti di questa giornata, non solo di questa, evidentemente, dei giorni, dei mesi a venire. Quindi vi ringrazio e spero che siate tutti con noi, che al di là dell'amarezza, che indubbiamente anche noi abbiamo provato, perché magari avremmo voluto ripartire con una serie più importante. Ecco, ma al di là di tutto, al di là del passato, al di là del pregresso, guardiamo al futuro con fiducia, tutti insieme, con non solo speranze, ma con la certezza che si possa tornare ad essere grandi. Grazie.